Grazie di essere venuti così numerosi a questo nostro ulteriore incontro che stiamo facendo. Ringraziamo innanzitutto l'onorevole Lavia che viene da Catania, ha avuto un viaggio abbastanza lungo perché per la Sicilia arrivare da Catania a Pedrosino sono 3 ore, quindi grazie, facciamogli un applauso. Grazie a tutti voi di essere venuti. Noi siamo nelle fasi iniziali di questa campagna elettorale, abbiamo iniziato a confrontarci, abbiamo iniziato a proporre il nostro progetto di rilancio della nostra città e abbiamo iniziato a confrontarci con i partiti, perché noi pensiamo che la buona politica possa risolvere i problemi che ci sono nella nostra terra. Noi abbiamo chiamato la nostra lista civica Adesso il futuro, perché siamo sicuri che il futuro non è qualcosa di insensato, di imprevedibile, è il frutto del lavoro che si inizia a fare oggi, è il frutto del lavoro che noi stiamo iniziando a fare qua con voi, con i parlamentari che ci seguono, con la presenza di Giovanni Lavia, con il nostro assessore Antonello Pezzini, è il frutto del lavoro, del confronto giornaliero con i cittadini. Quindi iniziamo a guardare fuori, iniziamo a guardare all'Europa, iniziamo a guardare all'opportunità che vengono dal mercato unico, dai fondi comunitari. Iniziamo in quest'ottica a iniziare a credere che Pedrosino possa avere un futuro di crescita e di occupazione, un futuro migliore di sviluppo economico, un futuro dove l'agricoltura possa veramente raggiungere i mercati d'Europa. Dicevo poco fa nelle interviste che l'Europa costituisce il mercato più importante del pianeta, 451 milioni di persone che possono acquistare e vendere senza dazi doganali è un'opportunità fondamentale per la vendita dei nostri prodotti. Noi abbiamo bisogno che le nostre cantine facciano sistema, che facciano partenariato con la pubblica amministrazione, che facciano partenariati pubblico-privati. Abbiamo bisogno di crescere e abbiamo bisogno di imbottigliare i nostri vini e di venderli in Europa. Tutto questo lo possiamo fare grazie alle opportunità che vengono dal piano di sviluppo rurale e dai fondi europei. Agricoltura, pesca, turismo, iniziamo a parlare seriamente di un progetto di riqualificazione del Biscione, non serve un piano regolatore, là è tutto costruito, abbiamo bisogno di riqualificare Biscione e per quello abbiamo in mente di attivare dei programmi integrati territoriali che sono finanziati dai fondi europei strutturali, e quindi turismo, torrazza da sviluppare tramite i programmi che ci sono per le zone SIC e ZPS, vogliamo che Pedrosino inizi finalmente a costruire il proprio futuro, a farlo per i giovani di questa terra e per farlo con i giovani di questa terra abbiamo necessità di avere collegamenti, con il mondo dell'impresa e soprattutto collegamenti con l'Europa, a cui guardiamo con interesse ed estrema fiducia. Noi siamo cittadini europei e vogliamo che l'Europa si occupi di noi e vogliamo una classe politica con cui confrontarci, che possa portare a Pedrosino le soluzioni. In quest'ottica noi abbiamo nominato assessore il professor Antonello Pezzini, che voi avete iniziato a conoscere. Antonello Pezzini è un questore del Comitato Economico e Sociale Europeo, lo rappresenta a Bruxelles Confindustria e vorrei che prendesse parola perché ci parlerà brevemente di opportunità nel settore dell'agricoltura, dell'agropresa e dello sviluppo sostenibile. Grazie. Sì, sarò breve perché sono anch'io contento dopo di sentire l'onorevole Lavia nel suo intervento. Hai già introdotto la problematica, Vincenzo, con l'esperienza che ha. In sostanza, da quando esiste l'Europa, oltre il 90% della legislazione che noi utilizziamo in Italia è di derivazione europea. Ed è evidente, se noi dobbiamo avere questo mercato interno di 500 milioni di persone, non possiamo pensare di avere un mercato con regole diverse in Italia, in Francia, in Germania. Dobbiamo unificare queste regole del compito che fa l'Europa. Non solo però unifica le regole. Quando giustamente Vincenzo vi dice il futuro non è l'inshallah, non è qualcosa che può avvenire e quindi dobbiamo attenderlo come qualcosa che avviene. Il futuro è il risultato del lavoro che fanno gli uomini oggi, ve lo diceva lui prima, con alcune osservazioni.
In Europa ci sono circa 300 regioni, come è la Sicilia, come sono le regioni italiane. Ciascuna di queste regioni ha uno sviluppo economico e sociale diverso per molti motivi. C'è chi ha sviluppato di più l'industria, chi ha sviluppato di più l'agricoltura, chi il commercio, chi le tecnologie, chi il risparmio energetico. La grande fortuna dell'Europa è che in sede di Bruxelles la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, noi Comitato economico, dove siamo tutti tecnici, io sono nominato da 25 anni nel Comitato economico, ogni 5 anni da Confindustria, perché devo tutelare gli interessi dell'industria italiana nel farsi del diritto comunitario. Tutti noi che ci troviamo a Bruxelles siamo confrontati con lo sviluppo delle varie regioni. Le regioni che sono più avanti richiedono all'Europa, alla Commissione, che è l'organo che propone le leggi che vengono poi approvate dal Parlamento e dal Consiglio. La Commissione propone le leggi sulla spinta nei settori delle regioni più avanzate, più evolute, e fuori di discussione. Se voi mi prendete le energie rinnovabili, la direttiva 2009-28, prendiamo l'allegato 1, noi vediamo qual è la situazione delle energie rinnovabili in Europa e noi ci stupiamo che mentre l'Italia al 2005 aveva il 5,7% di energie rinnovabili sul consumo finale, che era di 320 terawatt, noi abbiamo una Svezia che era invece ormai al 48% di energie rinnovabili. Voi capite che una nazione che ha quasi la metà del proprio fabbisogno energetico, che è di 300.000 terawattore in Svezia, di rinnovabili, vuole una legislazione che non faccia andare indietro la situazione della Svezia. Questo cosa comporta? La nascita di una legge che è in evoluzione, ma che crea problemi all'Italia e abbiamo più difficoltà perché siamo più indietro. Viceversa, quando noi andiamo nell'agroalimentare, noi italiani siamo quelli che vogliono una legislazione più avanzata nel campo dell'olio, per esempio, della viticoltura. In questi settori noi siamo più bravi di altri paesi europei e noi chiediamo alla Commissione, non sempre con successo, di poter elaborare una legislazione che ci stia più a cuore. Cosa vi voglio dire? Frequentare Bruxelles, come ha fatto molto Vincenzo con grande impegno, significa avere già la visione di quello che sta avvenendo nel futuro. Siamo in un momento di grande rivoluzione nel futuro. Se voi pensate che abbiamo già deciso che entro 15 anni non avremo più il diesel, perché il diesel ci fa morire 600.000 persone all'anno in Europa con gli NOx, gli ossidi di azoto, che sono mutageni, creano queste polveri delle mutazioni nelle cellule e danno il tumore. Quindi abbiamo già deciso che dovremo eliminare il diesel, ma voi capite che se noi eliminiamo come fonte di energia primaria un combustibile fossile come il diesel, dobbiamo sviluppare forme alternative di energia, che sono non solo energia del fotovoltaico, è evidente, ma sono anche energia del GNL, gas naturale liquido. Voi pensate, prendiamo un metro cubo di metano, noi lo facciamo a 160 gradi sotto zero, lo trasformiamo in 760 grammi, perché il peso specifico del metano è 0,760. Vuol dire che in una bottiglietta di 3/4 noi mettiamo un litro di metano che corrisponde a un metro cubo che ci dà 12,24 kilowattora di potenza. Questo significa domani trovare nei giovani nuove occupazioni. Ora, poi pensiamo al campo dell'agricoltura vostra, vedo che sono presenti i giovani della cooperativa del melograno. Melograno si diffonde al nord, vogliono le certificazioni, vogliono essere sicuri dei cibi. Allora bisogna procedere a tutti gli ecolabel, dare l'impronta, fare la certificazione EMAS, fare tutte quelle cose. Non nascono per germinazione spontanea nella mente dei giovani di Petrosino questo, ma siamo noi come classe amministrativa, noi che conosciamo queste cose, e Vincenzo lo sta facendo nella sua campagna, che portiamo i giovani attraverso le sovvenzioni che l'Europa dà alle regioni. La regione Sicilia ha i fondi, io stesso, la mia azienda che è certificata EMAS dal 2003 con il numero 360 in Europa, viene finanziata, voi certificate, avete molta più possibilità di avere
vedere i mercati mondiali. Ecco, un'amministrazione seria come quella che sta componendo adesso Vincenzo qui a Petrosino, con l'aiuto di tutti noi, dovrebbe arrivare a dare a voi giovani la capacità di cogliere i nuovi giacimenti occupazionali, e non solo ai giovani, anche agli altri, e soprattutto di sostenervi per portarvi a gestire questo futuro che sta cambiando, credetemi, radicalmente nel campo poi dei beni e dei servizi. Questo è l'impegno che vogliamo fare. Io la mia età lo faccio volentieri, se no mi sarei stato a casa in pensione come desidererebbe mia moglie, la quale mi chiede di stare in pensione, ma io dico sempre a mia moglie che ci penserò quando avrò 90 anni. Grazie. Lusciuto, onorevole Lusciuto, per un saluto. Abbiamo il piacere di avere anche l'onorevole Lusciuto. Col microfono. Sì, grazie per avermi dato la parola. Io sono contento stasera di essere qui al tuo fianco, perché ho avuto il modo di apprezzare la tua capacità, la tua preparazione, anche la squadra che è abbastanza in gamba per poter appunto cogliere questa sfida qui a Petrosino. E sicuramente oggi la Comunità Europea, e Giovanni ci onora con la sua presenza, è il nostro obiettivo. Purtroppo i comuni non hanno più fondi oggi per fare interventi, per fare investimenti. Oggi la Comunità Europea rappresenta un volano importante per lo sviluppo economico, e quindi penso che la presenza di Giovanni, che oggi ci illustrerà quello che i comuni possono fare con la Comunità Europea, potrebbe essere importante per te che sarai il futuro sindaco di questa città. La Regione Sicilia purtroppo in questi anni ha fatto ben poco, speriamo con la prossima legislatura che ci possa essere un presidente e un'amministrazione che sappia affrontare bene e sappia sviluppare bene quelle che sono i fondi europei. La nuova programmazione 2014-2020, ci sono 4 miliardi e mezzo di euro per la Sicilia, abbiamo 11 assi di intervento, e se c'è un sindaco capace e competente, penso che veramente potrà fare tanto per questa comunità. Grazie a tutti, auguri, e speriamo che il giorno 11 potrà essere eletto sindaco. Complimenti. Grazie, grazie. L'onorevole Tony Scilla è presidente di un sindacato che è aperto la propria sede da poco a Mazara, si occupa di agricoltura ma soprattutto di pesca. Salve, buonasera a tutti. Anch'io intervengo questa sera in maniera molto contento. Perché? Perché già il tema stesso della manifestazione penso che sia la motivazione per la quale tutti insieme dobbiamo sostenere Vincenzo affinché possa diventare il prossimo sindaco di Petrosino. Perché lui stasera ci parla, noi dobbiamo interrogarci, dobbiamo analizzare i polmoni vitali dell'economia della nostra provincia, ma penso che l'argomento si può allargare all'intera regione siciliana. La pesca, l'agricoltura, il turismo, nel rispetto dell'ambiente. Se noi puntiamo su questi settori, la scommessa è vinta, perché non c'è altro da fare, c'è soltanto di mettere in sinergia tutto questo che il buon Dio ci ha donato, perché questo mare, questo sole, questa terra noi l'abbiamo ereditato. Dovremmo avere soltanto l'intelligenza, la forza, la passione, la competenza per fare in modo che tutto ciò possa diventare economia. L'onorevole Uscito diceva poco fa che la regione ha fatto ben poco. Io mi permetto di dire molto sommessamente, ha fatto praticamente nulla, perché basta analizzare l'ultimo bilancio approvato dalla regione siciliana, non c'è un euro per l'investimento, non c'è un euro per un settore economico portante della nostra isola, soltanto spesa corrente, paghiamo gli stipendi e abbiamo finito. Noi a questo gioco non ci stiamo. Noi quando abbiamo deciso di sostenere Enzo D'Alberti per la parte politica che mi compete, lo abbiamo fatto soltanto rispetto a questo accordo politico programmatico. Noi vogliamo rilanciare il nostro territorio partendo dal lavoro, partendo dall'economia vera, e l'economia vera lo fa l'attività economica vera, la pesca, l'agricoltura, l'artigianato e tutto quello che noi oggi abbiamo. Io sono un europeista convinto, caro Giovanni, sostengo che l'Europa è un punto da cui non si può tornare più indietro. È banale, è stupido pensare che si possa appunto ritornare indietro, però attenzione, l'Europa deve comprendere che in materia di pesca, agricoltura e artigianato la Sicilia va rispettata, perché va rispettata la nostra specificità.
Noi abbiamo un sistema di pesca, per esempio, che non può essere assolutamente paragonata alla pesca dei mari del nord, e non possiamo accettare che quei regolamenti distruggano la pesca qui da noi e quindi creano ancora più disoccupazione e problemi anche sociali. Allora bisogna andare a Bruxelles a sbattere i pugni per difendere la nostra specificità. Noi abbiamo pesce che ha una taglia minima, il polipo, il merluzzetto piccolo. Che possiamo farci noi se il pesce più piccolo che pescano nei mari del nord del baccalà che pesa 10 kg? Allora noi dobbiamo avere la capacità politica, ecco perché serve la politica, ecco perché Enzo D'Alberti sta facendo la scelta strategica più importante, perché Enzo D'Alberti non è con la mala politica, non è con i politicanti da strapazzo, vuole sposare insieme alla politica vera, alta, nobile, quella con la P maiuscola, perché insieme alla politica, insieme ai partiti, possiamo fare grande questo territorio. Quindi serve passione, serve competenza, serve l'orgoglio e la capacità di difendere questi due settori. Noi l'abbiamo dimostrato, oggi siamo nella fase fondamentale della campagna elettorale. Io chiedo scusa se vado un po' fuori il tema. La campagna elettorale la vinciamo nella misura in cui ci crediamo tutti noi. Nessuno può pensare che la possiamo vincere dall'impegno degli altri. Mi riferisco ai 12 candidati nella lista, mi riferisco ad ogni uomo e donna che stasera è qui. Ci abbiamo messo la faccia. Pedrosino ha bisogno di dare una risposta sociale anche, oltre che politica. Queste elezioni noi non le possiamo perdere. Non le possiamo perdere perché abbiamo l'orgoglio di avere una classe dirigente seria, perché abbiamo l'orgoglio di conoscere le nostre imprese. Noi abbiamo imprese che hanno fatto già, caro Giovanni, delle ottime cose. Penso per esempio all'azienda mazzarese che ha fatto il gambero rosso di Mazara. Oggi quel gambero è venduto in tutto il mondo. Alcune cantine che hanno fatto un lavoro egregio. È mancata la competenza politica e specifica che il sindaco deve saper fare in quanto primo cittadino di una comunità. Bisogna aprirlo il comune alle imprese, a tutte le iniziative, non bisogna chiuderlo sotto eventualmente ragionamenti che non ci appartengono, perché per noi, e chiudo, anche il concetto di legalità non è un concetto che appartiene da esternare, ma è un progetto che abbiamo intrinsecamente ognuno di noi. Noi siamo aperti ad ogni forma di investimento, qualsiasi progetto può dare lavoro, può dare occupazione, quello sarà sicuramente ben accetto dall'amministrazione comunale che guiderà Enzo D'Alberto. Tutto questo sarà fatto però sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, così come noi sappiamo che le nostre battaglie a Bruxelles vanno fatte nel rispetto delle norme e dei regolamenti, però dobbiamo fare in sinergia con l'amministrazione comunale, in sinergia con la politica, in sinergia con chi rappresenta questo mondo imprenditoriale. Dobbiamo essere in grado di sedere nei tavoli regionali, nazionali e perché no comunitari prima che i provvedimenti diventino norme e poi è complicato cambiarle. Se c'è la competenza nelle fasi propedeutico nelle varie commissioni, nelle varie i tavoli tecnici, ripeto, regionali, nazionali e comunitari, noi abbiamo la competenza per spiegare per esempio che alcuni regolamenti applicati al mondo della pesca sono inaccettabili e noi non li possiamo assolutamente accettare, col rischio che questi settori muoiano, quando invece, ripeto, la pesca, l'agricoltura, la zootecnia, in sintesi l'agroalimentare, il nostro territorio, se lo facciamo diventare risorsa, noi qui possiamo vivere tranquillamente tutti, serenamente. Non c'è bisogno che i nostri figli prendano un biglietto d'aereo, di treno per lasciare la nostra splendida terra. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo fare. E allora vi invito, in questi 11 giorni che mancano, 11 qualche giorno in più perché ancora non siamo a fine mese, di crederci in questa campagna elettorale. Io vedo, ci siamo, c'è molto ottimismo, siamo sulla buona strada, però dobbiamo dare lo sprint finale e per farlo, se crediamo a Enzo D'Alberti, se crediamo alla squadra, se crediamo a chi sta sostenendo questa tesi, diventiamo noi stessi candidati, ognuno di noi, nelle proprie famiglie, nel proprio posto di lavoro, nei bar, dovunque, diciamo che c'è una scommessa per il futuro che è partito adesso ed è un futuro di orgoglio, dignità e di prosperità per noi e per i nostri figli. Viva Pedrosino, viva Vincenzo D'Alberto, viva tutti voi! Grazie a Toni per la passione che ci mette nei suoi interventi, veramente grazie. Adesso do la parola a Giovanni Lavia che è tra...
tra i parlamentari che stimo da tanto tempo, perché conosco da tanto tempo le sue competenze in materia di agricoltura, è il presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, una persona che ha lavorato per la lotta ai cambiamenti climatici, per lo sviluppo sostenibile, una persona che da tanto tempo tiene alto il nome della buona politica, e per questo lo ringrazio di essere qua con noi, perché la buona politica, noi diciamo sempre, è quella che risolve i problemi ai cittadini. Grazie. Grazie, grazie a te Vincenzo, grazie a te per più ragioni. In primo luogo perché quando ci siamo conosciuti, e ci siamo conosciuti in un periodo che era ben lontano dalla campagna elettorale, abbiamo parlato di temi concreti, di temi dello sviluppo, di temi dell'occupazione, di temi che attengono al futuro della nostra terra e della terra di Sicilia, e non lo abbiamo fatto in campagna elettorale, lo abbiamo fatto in un momento che era ben distante dal momento della competizione. E sono stato felice di sentire che a un certo punto hai deciso di rimboccarti le maniche, di mettere a disposizione la tua professionalità della tua città e con la tua città fare una scommessa, con gli amici del tuo territorio fare una scommessa. E allora mi sono sentito in dovere di venire con, anche con qualche amico per darti una mano non solo da un punto di vista concreto, dal punto di vista del sostegno elettorale, ma anche contribuire con un po' di esperienza maturata nel tempo a costruire un programma di sviluppo, un programma per il futuro di questa città. Oggi parliamo soprattutto di risorse europee, parliamo di risorse europee che sono sostanzialmente le uniche con le quali si può costruire un futuro, si possono realizzare investimenti, si può costruire una prospettiva per i nostri giovani, si possono costruire posti di lavoro che sono quelli che nel nostro territorio mancano e che obbligano i nostri figli a prendere altre strade. Oggi le risorse europee sono una realtà che altri territori hanno sfruttato. Provate a vedere cosa è successo in Romania, in Ungheria. Non è che dispongano di più risorse, hanno le stesse risorse, visto che sono regioni dell'obiettivo convergenza, hanno le stesse risorse di cui disponiamo noi in termini di risorse pro capite, solo che talvolta le utilizzano meglio. Noi nell'utilizzazione di queste risorse non siamo stati bravissimi e lo dobbiamo ammettere. Abbiamo utilizzato molto spesso le risorse per sostituire spesa corrente della nostra regione. Non abbiamo fatto gli investimenti e le infrastrutture che sono necessarie a favorire lo sviluppo delle imprese. Non siamo riusciti a creare le condizioni perché le imprese venissero da noi a investire e se ne sono andate imprese, se ne sono andate opportunità. Non abbiamo costruito e realizzato quelle infrastrutture che sono necessarie perché le imprese da noi prosperino. E allora è arrivato il momento di cambiare pagina, di invertire la rotta, è arrivato il momento di andare verso una politica migliore. Abbiamo bisogno di utilizzare queste risorse. Vedete, qualcuno dice che siamo in ritardo nell'utilizzazione delle risorse dei fondi strutturali, di queste risorse che l'Europa ha messo a disposizione della nostra regione. E sostanzialmente è vero. Il POR della regione è stato approvato 1 anno e 8 mesi fa. E dopo 1 anno e 8 mesi ci sono pochi bandi, c'è poco impegno di spesa e di spesa realizzata non c'è quasi nulla. Siamo vicini allo zero. E allora è il momento di profondere il massimo impegno, è il momento nel quale i territori si devono attrezzare per accedere alle risorse e la regione deve fare la sua parte per mettere a disposizione quei fondi strutturali che l'Unione Europea ci ha dato. Ora però, perché dico che c'è bisogno di un'amministrazione capace e competente? Perché l'amministrazione locale deve fare la sua parte, perché deve creare le condizioni perché ci siano i progetti, deve sviluppare quella progettualità che è importante per accedere ai bandi che ci saranno. Oggi il quadro delle risorse è chiaro, gli assi di intervento del POR sono chiari, gli assi sui quali si svilupperanno gli interventi del PSR per le imprese e per le pubbliche amministrazioni sono chiari. Oggi però dal lato della pubblica amministrazione locale molto spesso non c'è quella progettualità che è necessaria. Dobbiamo sviluppare i progetti, dobbiamo crearli e dobbiamo fare in modo che vadano incontro alle necessità del territorio. Questo è un territorio agricolo, è un territorio che vive di pesca, è un territorio che vive di turismo, ma rispetto a queste priorità del territorio, che cosa c'è necessità di fare?
Molto spesso produciamo materia prima agricola e non prodotti trasformati, e questo ha un problema. Produrre materia prima agricola e invece lasciare che siano altri a fare il valore aggiunto, il reddito, significa perdere opportunità di lavoro, perdere opportunità per le imprese sul territorio. Dobbiamo invece stimolare la realizzazione di attività per la produzione di prodotti finiti da destinare al consumo finale sul territorio. Quante volte abbiamo visto cisterne di vino sfuso partire dai nostri territori? Tante. Ma non è la cisterna del vino sfuso che fa il reddito, e chi invece quel vino lo valorizza, lo commercializza in una bella bottiglia ben confezionata con una bella etichetta, perché quello chi è quella l'impresa che fa reddito, che fa valore aggiunto, che genera occupazione, che crea prospettiva. E allora dobbiamo avere il coraggio di scommetterci. Molto spesso abbiamo ancora cantine sociali che si fermano alla prima trasformazione, realizzano un prodotto che è un intermedio, è solamente il frutto della spremitura e della fermentazione, e vendono prodotto grezzo. Bene, dobbiamo andare avanti. Abbiamo gli strumenti legislativi e abbiamo le risorse. Abbiamo spesso anche le competenze, ma non le utilizziamo. Allora è il momento di fare quel passaggio. Realizzate tanti prodotti agricoli al di là dell'uva, tanti prodotti orticoli. Bene, ma riusciamo a valorizzarli tutti? No. In alcuni casi ci servono marchi comunitari per differenziare la nostra produzione rispetto a una concorrenza che è agguerrita. In alcuni casi ci servono processi di trasformazione locale in grado di valorizzare i sottoprodotti. In alcuni casi ci servono alcuni processi di trasformazione in grado di mettere sul mercato prodotti pronti per il consumo, perché nel tempo la spesa dei consumatori si è trasferita da prodotti grezzi a prodotti trasformati, a prodotti che incorporano servizi, a prodotti che del prodotto grezzo hanno solo una piccola parte. Quante volte vi è capitato di andare a comprare una busta di insalata? Qual è il valore dell'insalata rispetto al valore del prodotto finito? Nulla. Eppure, quindi, la parte che realizza il reddito non è chi produce l'insalata, ma chi produce il processo di trasformazione, chi fa il prodotto pronto per il consumo, chi lo commercializza. E siamo in grado di fare queste cose? Sono cose realizzabili in modo semplice, senza necessità di grandi investimenti, ma con la necessità di avere spirito imprenditoriale, piccole realtà produttive, ma una forte propensione all'innovazione. E su questo ci dobbiamo scommettere. Pensate che sia così complesso produrre prodotti trasformati partendo dai prodotti grezzi che realizziamo nella nostra terra? No, non è complesso. Dobbiamo però iniziare a avviare processi. Poco fa Tony Scilla parlava di pesca. Bene, la pesca è una risorsa tipica di questo territorio, in questo territorio si è sempre fatta pesca, però non sempre siamo riusciti, anche con la politica, a valorizzare quello che c'è. Oggi, dopo anni di sforzo comunitario, di riduzione dello sforzo di pesca rispetto al tonno, il nostro mare è tornato pieno di tonno, ne abbiamo tanto, e chi va per mare lo sa bene che le catture accidentali sono una ineludibile conseguenza dell'attività di pesca. Chi va col palangaro, magari con un'esca specifica per il pesce spada, sa che purtroppo quando comincia a tirare la lenza vede il primo tonno ed è costretto a buttarlo in mare, poi vede il secondo e capisce che sotto ce ne sono tanti, e allora lascia a mare il palangaro, e capita qualche volta di vedere barche che escono la notte per andare a fare un'attività che è illegittima. E allora questo non può più continuare così, dobbiamo adeguare le norme alla realtà e non fare norme che non sono in linea con la realtà dei fatti. Non vogliamo che la pesca diventi un fatto irregolare, ma dobbiamo rendere regolare quello che accade nella realtà in campo, in questo caso in mare. E allora come? Dobbiamo sfruttare quelle quote addizionali che ci dà l'ICAT sul tonno, non per rimpinguare il portafoglio di 12
produttori che fanno la pesca alla circuizione. Dobbiamo utilizzare quelle quote addizionali per far sì che si possa sviluppare la piccola pesca che fa reddito e occupazione, per far sì che si possa rendere legittima e regolare la cattura accidentale, che purtroppo accade, è inevitabile. Nessun pescatore sta là e nessuno vorrebbe fare quelle catture che sono rischiose quando si porta il prodotto a terra, ma tutti vorremmo che i prodotti divenissero regolari, anche perché sa bene chi si occupa della filiera del tonno che un tonno senza quota ha un valore infimo sul mercato nero, diciamo che non esiste, è inutile che ci nascondiamo la realtà, mentre invece un tonno con la quota ha un valore che consente di fare il reddito e noi dobbiamo rendere legittimo e regolare quel reddito. Oggi parliamo di quote sul pesce spada e della prospettiva, ma dobbiamo far sì che l'Unione Europea capisca qual è l'importanza di quella pesca per il nostro territorio. Dobbiamo far sì che l'Unione Europea capisca come alcune specificità della nostra pesca vadano salvaguardate. Non è possibile pensare che alcune regole valgano in modo indifferenziato in tutti i mari. I piani di gestione sono e devono essere una realtà, perché i piani di gestione consentono di adattare le regole alla specificità dei territori. Abbiamo impiegato anni per far capire all'Unione Europea che la vongola nei nostri mari non raggiungeva certe dimensioni ed è difficile spiegare a un imprenditore che si occupa di mitilicoltura nei mari del nord che quella dimensione nel Mediterraneo, nell'Alto Adriatico o nelle nostre aree non la si può raggiungere, perché non ci arriva, è una questione di temperatura del mare, è una questione di processi e di biologia della vongola, quindi ci sono una serie di elementi che ci rendono impossibile arrivare a certe taglie e allora bisogna non vietare la pesca ma adattare la norma, adattare la taglia. Quando penso al professor Pezzini che mi faceva riferimento alla direttiva sulle rinnovabili e agli allegati della direttiva, in molti casi con la nuova direttiva dovremo rivedere gli allegati. Non possiamo pensare che la proposta della Commissione rimanga come tale. Perché? Perché quando in agricoltura nei nostri territori si continua a fare la rotazione nelle aziende cerealicole tra il grano e il maggese, perché il maggese lo si fa per far rimanere acqua nel terreno, per rinnovare il terreno e fare una migliore coltura del grano, bene, dobbiamo pensare che quell'anno quel terreno rimane nudo e un terreno nudo non è un terreno ottimale, non sequestra la CO2 dell'aria, non fissa il carbonio, che sono tutti obiettivi che noi vogliamo conseguire. E allora dobbiamo pensare che le sequential crop o le seconde coltivazioni possono diventare fonte di materia organica fermente scibile per nuovi processi produttivi. Dall'altro lato l'Europa ci dice che modificherà la direttiva sui rifiuti, da qui a breve cambierà il quadro e io so che nelle nostre realtà ancora non abbiamo pienamente applicato quelle precedenti. L'Europa ci dice che da qua al 2030 non ci saranno più le discariche e dovremo trovare un ciclo dei rifiuti nuovo e virtuoso. Dovremo utilizzare l'organico o per il compostaggio e quindi per produrre fertilizzante organico, oppure per la digestione anaerobica, per produrre biometano, secondo il nuovo decreto biometano che ha appena notificato il governo nazionale all'Unione Europea, oppure dovremo utilizzarlo sempre in modo proficuo. Dovremo fare la differenziata spingendola al massimo, perché non possiamo portare a discarica pagando 100 euro a tonnellata ciò che invece ha un valore e può costituire materia prima seconda. Non possiamo continuare così. Vedete, quando si parla di rifiuti è un argomento che in Sicilia quasi quasi non si può toccare, è un argomento che è patrimonio forse della parte più sporca della nostra terra. Però non fare la differenziata
è come spazzare la casa e mettere la spazzatura sotto il tappeto. Non fare la differenziata e portare tutto l'indifferenziato in discarica, cioè metterlo sottoterra, è come spazzare la casa e lasciare tutto quello che abbiamo spazzato sotto il tappeto. Non si vede pulito, no, in realtà non è così, perché tutto rimane lì. Noi inquiniamo la nostra terra e di fatto ipotechiamo il futuro dei nostri figli e della nostra terra. Se invece la differenziata la facciamo, ed è un fatto culturale, è un fatto organizzativo, è un fatto sul quale le comunità locali si devono scommettere, facciamo un'operazione che ci fa vincere due volte. La prima volta perché differenziando tutto ciò che è differenziato e può essere riutilizzato non lo portiamo in discarica e non paghiamo 100 euro a tonnellata più il trasporto per quel prodotto. E una seconda volta perché da quel prodotto differenziato facciamo economia, facciamo risorse, facciamo lavoro, perché dagli oli esausti si producono nuovi carburanti, perché dalla plastica esausta e utilizzata si produce nuova plastica, perché dall'organico si produce energia e si produce il digestato che ci può consentire di innalzare la sostanza organica nei nostri terreni che sono poveri e che ci serve per produrre bene. E così come dai metalli si producono altri metalli e non c'è bisogno di andarli a prendere in miniere lontane, in paesi in via di sviluppo, impoverendo la nostra terra. E allora tutto questo è cultura di sviluppo sostenibile. Ci sono alcune altre cose delle quali ci dobbiamo rendere conto. Noi abbiamo deciso con l'accordo di Parigi di ridurre e poi progressivamente eliminare le emissioni dei gas a effetto serra. Cosa significa questo? Oggi emettiamo in atmosfera e quello che emettiamo, e soprattutto la CO2, formano una cappa sulla Terra che determina un cambiamento del clima. Noi non lo vogliamo questo cambiamento del clima, perché in alcune aree del mondo sarà tale per cui un miliardo e mezzo di persone, secondo le Nazioni Unite, saranno spinte a cambiare territori. E noi non vogliamo addizionare i flussi migratori, noi dobbiamo fare in modo che loro possano vivere e svilupparsi lì e non venire nella nostra terra, non perché abbiamo e vogliamo respingerli, ma soprattutto perché riteniamo che ognuno debba vivere e possa vivere nel proprio territorio dignitosamente e dobbiamo creare le condizioni perché loro lì possano vivere. Ma torno a noi, perché oggi è anche un momento di campagna elettorale e il momento di campagna elettorale è un momento importante. Abbiamo Vincenzo che ha deciso di scommettersi, ci sta mettendo la faccia per una squadra che voi non vedete, ma qua è appesa, c'ho i nominativi, per cui c'è un suggerimento, si tratta in parte di persone che non conosco, ma ci sono 12 persone che ci stanno mettendo la faccia e in un momento di campagna elettorale un passaggio elettorale bisogna farlo. Perché? Vincenzo ha competenze e ha capacità. Noi possiamo essere un suo riferimento, chi in Europa, chi in ambito nazionale, chi in ambito regionale, per aiutarlo a far crescere e sviluppare Petrosino. Ma c'è una cosa che non possiamo fare né noi né gli amici deputati che si sono avvicendati al microfono prima di noi. Perché c'è una cosa che dovete fare voi. Perché la campagna elettorale non la facciamo noi per Vincenzo. Noi lo possiamo aiutare, possiamo dire a voi che noi ci siamo per lui, ma la campagna elettorale per Vincenzo qui a Petrosino la fate voi. Siete voi, in primo luogo questi 12 candidati che quando da stasera, da domani andranno in giro a cercare il consenso non dovranno farsi prendere da quella strana malattia che in campagna elettorale noi di mestiere chiamiamo candidite, dalla volontà di cercare la preferenza per se stessi. Prima la devono cercare per Vincenzo, perché se vince Vincenzo, vince il vostro progetto. Se vince Vincenzo, avete vinto tutti voi indipendentemente dal risultato. E allora, prima di andare a cercare la preferenza per Alessandro, Nicola, Aldo, Rossana, scusate se non vi leggo tutti, prima andate a convincere le persone di Petrosino e che votano a Petrosino
che è importante votare Vincenzo. Se qualcuno vi dice ti do la mia preferenza perché sei mio cugino, sei mio parente, sei mio amico, ma poi voto col voto disgiunto il candidato X, ditegli prima non lo voglio il tuo voto. Se tu voti il mio progetto, dammi la preferenza, ma prima devi votare il mio sindaco, perché è insieme a lui che io faccio la battaglia. Ci sto mettendo la faccia perché voglio che il progetto vinca. Ci sto mettendo la faccia perché voglio che Vincenzo sia sindaco. Se poi alcuni di voi entreranno in consiglio e altri non ce la faranno, ma questo fa parte della scommessa che state facendo per Petrosino. Sarete in ogni caso parte del progetto. Vincenzo, con il quale vi siete scommessi tutti insieme, ascolterà le vostre istanze, seguirà quelle vostre proposte che riterrà meritevoli. Però se lui è sindaco vincete tutti, se lui non lo sarà e anche qualcuno di voi dovesse essere eletto, guardate che stare all'opposizione nella vostra amministrazione non è bello. Stare all'opposizione significa esercitare il diritto che ha l'opposizione di critica, di replica, ma l'opposizione non è il soggetto che propone, non è quello che detta le linee dello sviluppo, non è quello che indirizza l'attività del Paese. E allora questi 15 giorni, non sono tanti, un po' di più di campagna elettorale, sono il momento nel quale voi, tutti quanti voi, chi è candidato e chi non lo è, dovrà fare la campagna elettorale per Vincenzo. Da stasera parlate con ogni persona con la quale vi incontrerete, vi confronterete, per spiegare che da questo lato c'è un progetto di alta qualità, c'è un progetto con competenze e professionalità che ha legami sul piano regionale, nazionale, europeo, per far sì che Petrosino possa voltare pagina, possa guardare al futuro. E noi ci impegniamo a fare la nostra parte, a essere presenti in Europa per aiutare il territorio nelle sue necessità, a essere presenti sul piano nazionale per far sì che le priorità di questo territorio entrino nelle norme del nostro Paese, per far sì che sul territorio regionale si seguano linee di indirizzo, ma si finanzino anche progetti e attività che partono da questo territorio. Questo è quello che ai vari livelli possiamo fare tutti noi e ci impegniamo a fare. Voi dall'altro lato però dovete fare la vostra parte e nei giorni che verranno il compito è vostro. Non pensate che noi che veniamo, io vengo da Catania, che proprio vicina vicina non è, siamo dall'altro lato della Sicilia, non pensate che io possa girare le case che qua hanno diviso in zona 1, zona 2, zona 3 con una perfetta organizzazione. Il giro per convincere gli abitanti di Petrosino non lo faremo noi. Noi possiamo, anche alla luce di qualche esperienza, cioè io ho un collegio da 800 comuni, oggi nel mio collegio ce ne sono 120 comuni dove si vota, quindi vi rendete conto che ogni giorno giriamo in tante realtà e facciamo tesoro delle esperienze maturate. E l'esperienza maturata ci dice che la campagna elettorale, se volete vincerla, la dovrete vincere voi. Noi vogliamo solo stimolarvi e farvi comprendere che tutti quanti voi dovete andare in giro per combattere la battaglia di Vincenzo, che è la vostra battaglia, è la battaglia del futuro di questo Paese. Andate, lavorate e sono certo che l'undici notte, perché qua si finisce subito, l'undici notte festeggerete e brinderete. Grazie. Che dire, grazie intanto Giovanni per le parole che ha dato. I temi di cui ha parlato lui sono quelli temi che noi portiamo ogni giorno a casa ai cittadini, sono i temi dell'economia circolare, della produzione del biogas e dei rifiuti, della ricchezza e dell'occupazione che può venire dall'opportunità dell'Europa. Noi abbiamo detto all'inizio che stiamo costruendo questo progetto, il nostro progetto che porta al futuro di Petrosino. Abbiamo bisogno che ognuno di voi adesso si renda partecipe, abbiamo bisogno di andare a casa delle persone, abbiamo bisogno di andare a spiegare il nostro progetto, perché il futuro di Petrosino è qualcosa che dipende prima da voi. Io ci sto mettendo la faccia, ci sto mettendo la passione, però ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro aiuto, della vostra presenza, del vostro affetto e vi ringrazio ancora una volta di essere venuti questa sera. Grazie tanto.
sperare, qui c'è un'Europa da portare, voglia e verità trionferà. L'infa energetica non manca, qui ormai la gente